Forse. Ok, ciao Adele. Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Bene, siamo di nuovo qua operativi. Aspetta che tolgo, scusate di un po' di ritardo, ma non riuscivo più a recuperare tutti i comandi che dovevo. Ok, spostiamo la nostra grafica. Oh, così ci vediamo meglio. Perfetto. Allora, oggi abbiamo una puntata, ciao a tutti ragazzi, abbiamo un'altra puntata di un live interessante in cui andiamo a parlare un po' delle tecniche di base e che diventano decisive per arrivare a crescere per bene con la fotografia. Perché se non si scatta bene, se non si conosce bene, come abbiamo detto, anzi proprio nel titolo della grafica, no, Adele? Se non si domina la macchina fotografica e non si va da nessuna parte. Eh sì, adesso non vogliamo fare esattamente una lezione, ma vogliamo andare a fare qualche chiacchiera insieme a voi per andare a vedere quali sono i punti cruciali, perché solo gestendo il nostro strumento possiamo poi andare a personalizzare moltissimo le nostre fotografie. Per cui prima bisogna conoscere la base, quello che ci sta diciamo tutto quello che è alla base della fotografia, del nostro strumento, della macchina fotografica, ovviamente in manuale, perché noi vogliamo andare a gestirla completamente e non far scegliere la macchina fotografica per noi, e poi un po' alla volta si può personalizzare andando a conoscerla meglio. No, ma infatti totalmente in manuale, perché effettivamente non c'è nessun'altra alternativa, secondo me. Io questo lo voglio dire di nuovo anche qua, chiaramente, vedo Paolo che dice: raccontaci come domini la tua bellissima M10. Sì, infatti, la M10, la macchina Leica della serie M, che è totalmente manuale, a cominciare dal fuoco addirittura. Ora, io non pretendo che tutti con le nuove fantastiche macchine, tra Reflex, Mirrorless e Giulio, che dice che meno male che c'è Adele, perfetto. Ciao, E super Giulio. chiaramente scattando con Leica si va a gestire anche totalmente il fuoco in manuale, però non pretendo questo nella gestione delle macchine fotografiche di tutti i ragazzi, però il totale manuale sempre sì. Per cui analizziamo oggi un po' quella che può essere la gestione dell'aspetto così fondamentale, dei tre fondamentali, no? Quando cominciai a fotografare da ragazzino a 16 anni diciamo, i fotografi con cui collaboravo mi dicevano: guarda, non ti dimenticherai mai dei tre più grandi amici nel mondo della fotografia. E dicevo: ma chi sono questi amici? Ah, no, non ti preoccupare, all'epoca con i rullini, no, con le pellicole, però quindi dicevano: tu avrai sempre questi tre amici per tutta la tua vita. Boh, e non me li nominava mai questo fotografone che faceva, aveva uno studio in cui faceva ritrattistica a Bologna con tanti personaggi, eccetera. Io dicevo: boh, sti tre amici ancora non ho capito, anche perché lì erano in 5-6, quindi non parlava di loro. E poi scattavo, e a forza di leggere, lui non mi diceva niente, mi raccontava solo sta cosa, e poi mi faceva sistemare le luci, però diceva: ricordati dei tuoi tre amici. E dicevo: va bene. E a forza di leggere e seguire e studiare fotografia, poi facendo anche dei corsi, chiaramente ho capito che i tre amici erano tempi. Diaframmi e dita. E effettivamente sono tre grandi amici che non mi hanno più abbandonato, ecco, per cui è anche quello che diciamo sempre, no, nei nostri corsi: sono da seguire per sempre, da conoscere bene, e per tutta la nostra vita fotografica parleremo di questi elementi. Io insisto spesso su questo, perché se non si vanno a gestire in totale manuale le nostre macchine fotografiche, non stiamo personalizzando la fotografia. La personalizzazione passa proprio attraverso una completa padronanza dello strumento, no? Quello che facciamo nei nostri corsi, quindi Ad, è proprio fondamentale questo, cercare di passare per bene a tutti il senso dell'importanza di scattare in manuale e di gestire lo strumento con quello che sono le sue caratteristiche. Tempi, diaframmi e ISO.
con chiaramente poi tutto quello che viene dietro nella costruzione dell'ottica, dagli obiettivi, a ok, i vari tipi formati di macchine fotografiche, però chiaramente questo diventa imprescindibile. Imprescindibile perché poi ci apre la possibilità anche alla creatività, perché chiaramente conoscendo bene questi strumenti e queste caratteristiche si arriva a poter gestire totalmente la propria visione fotografica. Non ci sono altri passaggi. A volte c'è qualcuno che dice no, ma io ho la composizione nel sangue, ce l'ho nel sangue, oppure posso gestire tutta la scena, la vedo già e quindi vado a scattare con gli automatismi per la gestione. No, perché la foto non è più tua, io non lo concedo questo. So di qualche collega che chiaramente lavora anche in quella maniera, e per carità, in alcune situazioni, poi soprattutto conoscendo già bene tutta la macchina, non è che debba essere un obbligo totale, però per me sì, diciamo in generale forse non lo è, ma per me sì. Quindi sì, per fortuna, sai, vedo anche Angelo che dice, Angelo Contorno, che toglierebbe gli automatismi nella macchina fotografica, tranne per chi le usa per i viaggi di famiglia o non ne fa un grande uso. Vabbè, è chiaro, quello non vuol dire fare delle fotografie, Angelo, sono comunque dei ricordini, non sta personalizzando l'immagine, si chiamano sempre così fotografie, ma in realtà portiamo a casa delle immagini che sono realizzate dalla macchina fotografica. E quindi sì, per me diventa decisivo, no, Ad? Sì, diventa decisivo invece proprio il contrario, evitare questi automatismi, evitare che sia la macchina che ci domini per poterla dominare, per poi andare a ricreare l'effetto che noi vogliamo. Tante volte questi famosi automatismi, questo automatico, ci dà un effetto che in realtà magari non è come quello che noi pensiamo, come quello che vorremmo che la foto poi uscisse. Per cui gestirla in manuale significa proprio poter andare a realizzare quello che noi abbiamo nella testa, quello che noi vogliamo andare a comunicare, perché è proprio di comunicazione che andiamo a parlare a questo punto, proprio di un linguaggio e che ha delle sue regole, un suo codice e la tecnica, torniamo lì, serve. No, hai detto benissimo, io spesso quando presento il corso di fotografia dico che la fotografia è fatta secondo me da queste due parole che la identificano benissimo: è un'arte comunicativa, che sono due elementi che già tra di loro presentano tutto il fascino che poi è la fotografia, perché arte diventa questa parola che è fatta tanta di emozioni, di valutazioni che dipendono più dalla pancia e non solo da chissà quali studi dello strumento, però la parte di comunicazione che pretende questa parola, tanta attenzione in più a quello che può essere l'aspetto tecnico, diventa decisivo per conoscere bene lo strumento, le sue caratteristiche, che cosa possiamo farne di quello strumento per sviluppare la parte artistica. Ci sono tantissime situazioni, oggi vedremo diverse fotografie, le abbiamo selezionate sia dalle foto del WordPress Photo che usiamo di solito nei nostri corsi, e quindi Adele è stata bravissima a recuperare, a mettere un po' insieme le varie fotografie del WordPress Photo con gli esempi diversi, che così potremo vedere dalle caratteristiche di foto con ottima profondità di campo, assenza di profondità di campo, perché spesso mi ritrovo e ci ritroviamo quando facciamo i corsi con ragazzi, persone, studenti che dicono sì, va bene conoscere la macchina, però io voglio poi fare delle foto e non ci vedo questa grande differenza tra assenza di profondità di campo o meno, cioè mi posso adeguare, quindi lo posso far fare alla macchina questa scelta. In realtà è proprio un messaggio diverso quello che si va a mandare in questa maniera, perché scattare lasciando scegliere la macchina, se leggere tutta la fotografia in maniera dettagliata, cioè una grande profondità di campo che ci permette di entrare nella scena,
fa di questo un tipo di foto e un tipo di linguaggio, chiaramente. E se andiamo a scattare isolando l'attenzione sul soggetto principale, è chiaro che stiamo comunicando qualcosa di diverso. Assolutamente. Perfetto. Allora, prima di cominciare vorrei ricordarvi che potete come sempre scriverci le vostre domande nei messaggi qua sotto e nel frattempo cercheremo di controllare tutti i vostri messaggi e, in modo da andare a riprendere le domande al termine e se possiamo concludere darvi delle risposte. Sì, effettivamente, non faremo proprio il corso, ma vedendo tanti esempi andiamo a parlare di quello, non vogliamo, non è un corso, è uno stimolo per questo e chiaramente diventa però anche molto più interattivo di altre puntate, perché tutti i ragazzi che ci seguono chiaramente, e ne vedo diversi dai messaggi, e scattano con la loro macchina fotografica, scattano il manuale, avranno anche loro i vari dubbi del caso, per cui ci proviamo a togliere qualche passaggio, qualche così curiosità. Angelo infatti ci dice: usando la macchina in manuale te la gusti anche di più, le ghiere, i pulsanti, il mirino, diventa un altro corpo attaccato al tuo. Vabbè Angelo, sei già andato avantissimo, infatti sei perfetto. Allora non so perché fai quelle foto che fai, già che invece hai capito tutto. No, non è vero Angelo, cavolo, sei... Angelo è stato a Cuba con me qui a dicembre, novembre-dicembre, era, dai, quindi ci siamo anche divertiti, c'era il gruppo migliore di sempre, ma chiaramente ogni volta abbiamo il gruppo migliore di sempre quando è l'ultimo, però bene, così io direi di vedere, dicendo che non abbiamo Daniela perché è in diretta su un'altra pagina, stava presentando tutto il case study del nostro studio e di tutto il lavoro che lei ha seguito come comunicazione e marketing, e quindi era intervistata e stava presentando questo webinar per un importante gruppo di comunicazione e marketing, e quindi la recupereremo nella prossima live di sabato. E io direi di passare a far vedere qualche immagine, Ad, perché così commentiamo con un po' di fotografie. Assolutamente. Intanto rispondo già a Federica Puccetta, che forse si era persa qualche passaggio, in cui chiedeva appunto cosa ne pensiamo della scelta della priorità tempi e diaframmi. Non la prendiamo proprio in considerazione, per noi è l'uso esclusivo del manuale, perché ci dà la totalità della personalizzazione, della gestione di quello che noi vogliamo andare a realizzare in fase di scatto, per cui per noi questi non vengono proprio considerati. Sì, esatto, forse Federica ha ragione, nel senso che anch'io sono stato subito tranchant sul totale automatismo, però mi piace che venga già la sua osservazione in qualche maniera, forse non avevo, sai Adele, non avevo almeno io per bene specificato questo, però hai fatto bene a dirlo e Federica chiederlo. Per me anche le priorità diventano comunque un automatismo, perché è vero che ci lasciano un po' più di libertà, di valutazione sul tipo di fotografia da creare, però rimane il fatto che a quel punto è la macchina che sta andando a gestire direttamente con il suo computer interno, il suo esposimetro interno, arriva a settare la luminosità della foto. A quel punto, grazie a te Federica, a quel punto che cosa succede? Che molti mi dicono sì, ma la luminosità la posso gestire settando il correttore dell'esposizione. E però a quel punto è un altro pulsante da dover considerare, quando posso andare benissimo a fare un attimo di mente locale e gestire i tempi o i diaframmi, se uno dei due era in priorità, chiaramente. Per cui il totale manuale diventa decisivo, effettivamente. Grazie a te, intanto, Federica, per l'osservazione. E, grande, salutiamo anche Mattia Gorno, che è un bravissimo fotografo che segue i corsi di pet photography e fa le foto agli animali che sono fantastiche, in particolare per noi segue proprio i corsi con Photimage per le foto ai cani, e l'altro giorno, domenica, hanno avuto
un bellissimo live su Zoom, effettivamente, per cui intanto lo ringraziamo e speriamo di vederci presto, Mattia. E sul nostro sito trovate tutte queste indicazioni. Adesso il corso di Mattia è stato chiaramente spostato un po' più avanti, però l'abbiamo già realizzato diverse volte in collaborazione con lui, che è un grande professionista, e quindi mi fa piacere che faccia parte della squadra. E tutte le informazioni le trovate qui sotto, www.fotoimage.it. Bravo, come l'hai detto bene, hai visto? Allora, io recupererei il mio schermo in condivisione, così... Andiamo a vedere un po' di immagini con i vari casi particolari che sono, possono sembrare semplici, ragazzi, però effettivamente, siccome vediamo tantissima confusione, spesso degli errori di valutazione in questo senso, mi piace che si vadano a ricommentare un po' insieme, mettendo un po' di elenco. Adesso facciamo un po' di elenco tra le caratteristiche principali. Quindi dalla fotografia che diventa congelata, intanto sto giocando con le caratteristiche, mi piace provarle tutte, vedi? Per cui arriveremo a vedere le fotografie che sono congelate sui tempi di esposizione, e quindi tempi di esposizione rapidissimi per bloccare il movimento del soggetto. Poi avremo le fotografie che dall'altra parte invece, con l'esempio opposto, creano del mosso creativo, del mosso creativo che dà la possibilità di esprimersi su delle foto che, se non si gestisse totalmente in manuale la macchina, potrebbero sembrare degli errori. Perché è vero, Adele, quante volte abbiamo le foto mosse con del movimento gestito che sembrano degli errori e invece sono dei mossi creativi? Sì, lo diciamo sempre, che tra l'errore, per non dire quello che diciamo di solito, e l'opera d'arte c'è di mezzo un bel po' nella gestione. È proprio un modo di comunicare che va che cambia definitivamente il messaggio e la nostra comunicazione. Un mosso può anche essere estremamente chiaro e arrivare a livello emotivo in maniera molto potente, molto forte. Tutto dipende da cosa stiamo fotografando, da cosa vogliamo comunicare, da qual è il nostro messaggio. A volte può essere veramente decisivo e potente nella sua manifestazione, nel suo essere così, tipo di scatto. Infatti, guarda, allora adesso ci mettiamo noi un po' nascosti, ma teniamo l'audio chiaramente attivo. Ci vediamo tra un attimo, Adele, intanto possiamo chiacchierare sopra le foto, e vedo di lasciamo un po' di infinito, che è sempre un momento fantastico. Grazie, un sacco. Esatto. E poi un po' di fotografie. Volevo partire da una grande fotografia del WordPress Photo di quest'anno, che è questa fotografia scattata da Mulugheta Iene, ed era candidata tra le 6 fotografie da cui si andava, e sono andati a scegliere il 16 di aprile la fotografia dell'anno, la Picture of the Year del WordPress Photo. E questa fotografia effettivamente è molto molto potente, perché parla di un dramma, un dolore umano fortissimo, visto che questa signora sta piangendo probabilmente dei suoi cari che sono morti in un incidente aereo in Etiopia, se non sbaglio, sto andando a memoria, e quindi fa questo gesto anche fortissimo di buttarsi della terra che probabilmente in qualche maniera è stata toccata dai suoi cari, visto che non è rimasto praticamente nulla dell'aereo e dei corpi delle persone, e si butta questa terra in un estremo gesto di contatto in faccia, e il fotografo ha bloccato questo attimo in cui si vanno a vedere proprio anche i sassolini della sabbia e tutti i granelli di sabbia che sono effettivamente congelati in questo scatto. E poi la posa molto forte, molto intensa, diventa davvero particolare. Per vedere un'immagine meno drammatica, ecco che per esempio abbiamo una mia fotografia
di Tiago, questo guairo. Siamo a Cuba e vedremo diverse foto mie di Cuba dove posso sperimentare con la mia macchina fotografica tutti gli aspetti manuali dello strumento, e qua diventa decisivo per chiacchierare con anche Paolo, che è un grande appassionato di Leica, ma in generale per chi scatti, io qua sto scattando anche con il fuoco manuale, per cui chiaramente le difficoltà diventano un po' superiori, soprattutto quando cala la luce, perché non riesco più ad utilizzare l'iperfocale e devo andare a focheggiare con attenzione sul soggetto. Però vedete, in questo caso sono stato costretto, o comunque ho fatto la scelta, visto che c'era poca luce, di aprire al massimo i diaframmi del mio obiettivo, in maniera tale da poter impostare i tempi più rapidi possibili per poter congelare il movimento di Tiago mentre si allenava, perché lui si allena per il rodeo che ormai sta seguendo ufficialmente nella sua zona e che dall'anno prossimo dovrebbe cominciare a farli con la squadra nazionale di Cuba, e spero di poterlo seguire, quindi per completare un po' anche il racconto sui contadini cubani. E in questo caso vedete che effettivamente è congelato anche il lazzo, praticamente, che vi potete immaginare stava girando velocemente sopra la sua testa, e quindi lui lo faceva roteare per prepararsi al lancio per prendere una vacca al volo, al collo chiaramente, e si muoveva così veloce che a quel punto, con un tempo rapido perlomeno di un 250esimo di secondo, sono riuscito ad andare a congelare questa scena. Era la luce del crepuscolo, c'era la luce del crepuscolo, stava scendendo definitivamente il sole, quindi ero costretto ad avere degli ISO discretamente alti, che fortunatamente sulla mia macchina Leica tengono in maniera fantastica anche il rumore, e notate che ci sono i diaframmi molto aperti, perché appena dietro Tiago si vede già il terriccio non più nitido, e tantomeno chiaramente gli animali sullo sfondo, e via via che ci allontaniamo è sempre meno nitido. Qualche altra immagine che dipende sempre dal WordPress, in questo caso un altro uno scatto molto forte che ci presenta anche qui la forza sicuramente del soggetto, e poi del fotografo, dell'andare a congelare il tutto per bloccare la scena mentre c'è questo salto per andare di questo ballerino. Stesso discorso nell'aspetto dello sport, anche qui guardate come viene col tempo di esposizione così rapido, come si congela totalmente il movimento. Abbiamo una foto che va a diventare davvero molto d'impatto, perché se ci pensate questo grande tennista sarà per sempre congelato in questa maniera, in questa foto diventa eterno in questa posizione. Quindi per me il fascino della fotografia e della gestione dei tempi e di tutto il suo manuale, quindi gestire totalmente in manuale la macchina, vuole dire creare delle immagini poi di una potenza incredibile per sempre, e sapendole gestire uno sa che cosa andrà a ottenere. Ancora con i tempi rapidissimi, in una foto di Carla Kogelman che ha vinto il WordPress Photo l'anno scorso come long-term project, e quindi diventa molto interessante anche qua questi attimi. Quando c'era Henri Cartier-Bresson che parlava dell'attimo decisivo, è chiaro che diventa proprio questo, la fotografia è scattata in una frazione di secondo e l'aspetto tecnico diventa decisivo per poterne godere e creare quello che abbiamo in testa e che abbiamo voglia di realizzare. Lo stesso discorso sui capelli, forse proprio di Serena Williams, non mi ricordo, ma direi di sì. Durante questo deve essere proprio il momento della battuta del servizio, e questo raggio di luce che la va
a colpire sulla testa e i capelli, la sua coda che si muovono in maniera improvvisa e velocissima vengono congelati dal tempo rapidissimo, dal tempo di esposizione molto rapido. In questo caso poi quando si espone bene su un punto di luce più forte il tempo di esposizione può essere addirittura molto rapido, qui può anche essere un millesimo di secondo, vista anche com'è congelata la racchetta in questo movimento che di per sé è molto molto rapido. Effettivamente qua c'è quell'attimo di sospensione totale. In questo millesimo di secondo la palla non si saprà mai se entra o non entra e tutte le persone hanno questa tensione incredibile che viene presentata benissimo dal fotografo con l'idea di congelare tutta la scena. Congelare intendo quindi utilizzare tempi rapidissimi che permettono di bloccare completamente la scena. Ancora la foto del WordPress in cui il tempo rapidissimo fa la differenza e diventano degli effetti. Perché parlavamo prima, Adele, già di queste personalizzazioni incredibili? Perché qua diventa un riuscire a personalizzare già una visione della realtà. Perché queste scene non esistono alla visione del nostro occhio, sono delle personalizzazioni totali. Sì, non vediamo mai con il nostro occhio questo tipo di scena. Ovviamente è sempre tutto estremamente in movimento davanti a noi e solo la macchina ha questa possibilità, questa magia di congelare per sempre nel tempo un momento che per noi diventa proprio impossibile anche da, non dico da immaginare, però proprio da vedere a livello fisico. Esatto, infatti anche questa foto, il nostro occhio non la percepisce in questa maniera e questa è la foto, la Pick of the Year, la foto dell'anno scorso di Ronaldo Schmidt, venezuelano, e qui siamo durante gli scontri in Venezuela, una foto molto potente, anche se questa foto non c'entrava con gli scontri, c'è cioè una dietro le quinte un racconto interessante. Il ragazzo stava armeggiando col suo motorino, era sì nelle giornate di scontro a Caracas, però è esploso il serbatoio del suo motorino ed è andato in fiamme. Sono riusciti poi a salvare il ragazzo, a spegnergli le fiamme, questo per dire la fine della fotografia, già che la vediamo e che è stata così famosa e conosciuta avendo vinto il primo posto assoluto nel concorso del WordPress Photo. Anche qui sono delle immagini che vengono create dalla visione del fotografo e dalla conoscenza perfetta del proprio strumento che ci permette di bloccare tutta la scena e si vanno a contare quasi le fiamme, diciamo così. Okay. Dalle fiamme alle bolle. Esatto, è un passaggio anche molto poetico. I pinguini che saltano da una roccia all'altra e vengono congelati in maniera perfetta. Adesso vado a scegliere qualche altra foto. Esatto, abbiamo ancora questa immagine molto potente, scattata in Indonesia, se non sbaglio, sempre vinto un WordPress Photo 2 o 3 anni fa, e questi tori che stanno correndo è un'attività, una gara, una manifestazione che fanno tutti gli anni. E l'attraversamento di questo fiume tenendo per la coda i tori diventa di un impatto incredibile, molto emozionante, e il fotografo con un tempo di esposizione veramente velocissimo va a bloccare questa scena e gli animali, le gocce, diventa tutto molto leggibile, ma capite che noi non potremmo mai vedere con il nostro occhio questa scena in questa maniera, per cui è già una visione personale che si riesce a creare solo conoscendo bene la nostra macchina e sapendo che cosa vogliamo ottenere. E ci si diverte già tantissimo giocando con solo i tempi di esposizione. È chiaro che gli altri elementi, gestiti totalmente sempre in manuale, ci consentiranno di avere anche l'esposizione che più ci interessa, perché una foto un po' più chiara o un po' più scura
cambia già l'impatto e il messaggio che vuole far arrivare. Ancora le goccioline perfettamente leggibili. Quale possiamo andare a contare, ragazzi? Possiamo andare a contare le gocce in questa foto. Se avete del tempo in questi giorni, vi annoiate. Sì, ci mettiamo lì con un po' di tempo. Questa è bella, bravo. Ok, e questo era per quanto riguardava i tempi di esposizione rapidissimi. E non so se tu, Adele, vedi se ci sono delle domande, delle osservazioni, le possiamo... Al momento no, direi che c'è una domanda di Paolo che riguarda gli ISO, ma ci arriviamo tra un po', per cui... Ok, se non era in relazione con i tempi di esposizione, è no. Chiaro che possiamo analizzare in un secondo momento. Qua invece andiamo all'esempio opposto, il mosso e il panning, quindi un uso dei tempi. In questo caso, qui è una fantastica foto di Adam Ferguson con un lavoro sempre premiato al WordPress Photo dell'anno scorso e con un lavoro incredibile su queste ragazzine che erano state scelte come kamikaze nei loro villaggi, ma che hanno deciso di non farsi saltare, di non essere kamikaze, appunto, e sono dovute scappare dai loro villaggi. E lui, con un grande lavoro sul campo che solo una persona speciale come Adam Ferguson può fare, con tutti i suoi contatti e il fatto che lavora da tanti anni in queste zone, è arrivato a rintracciare alcune ragazze e a ritrarle in maniera tale che non si riconoscesse però il soggetto, per cui qui diventa proprio anche una genialata incredibile da parte di Adam Ferguson, oltre nel tipo di racconto, oltre ad un'esecuzione tecnica veramente particolare, e quindi con dei tempi lenti, facendo muovere la ragazza, va a creare questo ritratto senza avere il ritratto leggibile della ragazza, il viso leggibile della ragazza, per cui pazzesco. Anche qui per noi resterà sempre il mistero e ci può permettere di immaginare chi era lei, qual era la sua storia. E queste personalizzazioni che noi possiamo dare con la gestione in manuale della nostra macchina ci consentono anche questo, di poter portare il nostro spettatore a immaginare e a fantasticare sul nostro scatto, per cui non sempre tutto deve essere per forza così descrittivo, didascalico. Certo, esatto. Ancora in queste immagini di movimento, adesso le faccio un po' scorrere per avere un'idea. Questa non posso non nominarla, è una foto fantastica di Timothy Harrington, era un grandissimo fotografo che purtroppo è morto nel 2011 a Misurata in Libia, sotto un attacco, ma qui siamo in Afghanistan e raccontava, ha vinto questa foto, è stata la foto dell'anno nel 2008, se non sbaglio, del WordPress Photo, ed è una foto che racconta in maniera incredibile il dramma della guerra e si porta dietro tutta quella tensione e non solo tensione, ma è sempre qualcosa di così quasi sospeso, una sospensione, un dramma, è veramente molto, molto potente, e poi fa capire che siamo tutti così, come posso dire, umani anche in queste situazioni. Questo ragazzo è questo soldato con la mano sulla faccia e con questo mosso leggermente, mosso che crea proprio questo effetto di sospensione, è incredibile, veramente. Ok, quindi anche qua mentre si urla ci sono le mani che si alzano velocemente e quindi sono un po' mosse rispetto al protagonista della storia, che è il ragazzino che si dipinge la barba per poter entrare allo stadio. Un panning fantastico. Per Kusai che ci scrive che è diventato maniaco del panning. Perfetto, perché il panning è molto divertente, ma bisogna riuscire a farlo bene, perché altrimenti sembra solo una foto mossa e se si va a muovere anche il soggetto diventa un disastro. Qui è un'esecuzione fantastica
di questo saltatore con gli sci. Questa è una sequenza del 2006 di Paolo Pellegrin che vinse il WordPress Photo. Erano dei ritratti fantastici a persone che stavano aspettando, diciamo, di poter veramente potentissimo, facendo solo dei ritratti in cui questo micromosso dato dai tempi lenti con cui scattava riportano tutta questa così proprio difficoltà, sensazione un po' di instabilità e di tensione che hanno le persone nell'aspettare queste notizie che arrivavano, diciamo, sicuramente notizie tristi. Era un papa molto amato, Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II. Ancora, il fatto di poter giocare con i tempi e creare qualcosa di particolare, in questo caso ci va a dare del contrasto evidente tra mosso e congelato, delle situazioni. Diciamo sempre, anche durante i corsi, diciamo che il contrasto è un'altra delle parole amiche, parole che tornano per sempre nella vita di un fotografo e che rendono uniche ed interessanti le nostre immagini, le nostre fotografie. Infatti, questa è un'altra foto fantastica, sempre presa dal WordPress Photo, categoria Sport, dove Bolt si gira quasi ridendo, quasi sulla linea del traguardo, verso gli altri concorrenti, e è un panning incredibile con il viso che miracolosamente diventa nitido, e quindi è veramente molto forte. Tutte create al momento del click. Pensate quanto diventa importante la gestione totale in manuale della macchina fotografica, perché queste sono foto, oltretutto, prese dal sito del WordPress Photo. Non c'è praticamente, non ci può essere una post-produzione invasiva, assolutamente, ma poi non sarebbero più fotografie, diventerebbero immagini. Per cui c'è una gestione totale a creare delle immagini. Qui ci sono dei ritratti di Francesca Woodman. Andiamo indietro nel tempo. Andiamo un po' indietro nel tempo e ci dà modo di nominare una fotografa meravigliosa, molto sensibile, sì, con un senso artistico particolare. E in questi autoritratti c'era sempre questo effetto di mosso che dava il senso di quanto effimera possa essere l'esistenza. Esatto. Immagini diverse, sempre di panning o immagini mosse, quindi i tempi più lenti con la possibilità di vedere. Poi qui c'è un uso attento anche del flash abbinato ai tempi lenti, che diventa sicuramente più complesso da analizzare, ma molto interessante, e lo vediamo nei nostri corsi, perché l'aspetto poi di gestione flash abbinato ai tempi lenti dà delle possibilità creative eccezionali. Esatto, fino a delle foto di Antoine Dagatà, ancora Adam Ferguson, e questo è uno dei miei contadini, e così abbiamo presentato un po' anche l'aspetto del mosso. A quel punto, andando su un diaframma più chiuso invece, perché queste erano le caratteristiche che possono dipendere principalmente dai tempi di esposizione. Dai tempi di esposizione, esatto, che non vuol dire che le altre caratteristiche non le andiamo a considerare, anzi, le altre caratteristiche sono da gestire in conseguenza o di conseguenza alla scelta che facciamo per il tempo di esposizione nel caso di prima. Qui a rovescio, ecco che si può parlare in qualche maniera a volte di una priorità di uno dell'altro, ma non lasciata alla macchina, è una priorità che decide il fotografo e che comunque ci dà la possibilità poi di andare a creare delle immagini con grande profondità di campo. Qua volevo prendere questa foto sempre del WordPress Photo per far vedere, queste sempre del 2018, esatto, con una grandissima profondità di campo, perché tutti i piani sono leggibili, dal primo piano dove ci sono questi ragazzini che guardano questo gruppo di turisti che fanno delle gite nelle baraccopoli, diventa qualcosa di
di atroce, ma infatti non a caso è arrivata a vincere il WordPress Photo questa storia. E vedete come diventa tutto leggibile nella scena. Qui abbiamo il diaframma molto chiuso, per cui quando si va a chiudere il diaframma abbinato magari a un grand'angolo che aiuta in maniera importante l'ottima profondità di campo, si arriva a lavorare quasi in questo caso in iperfocale, quindi diventa tutto nitido fino alle persone sul fondo. I ragazzini che vediamo in fondo nella fotografia sono comunque tutti molto nitidi. Assolutamente. Ok, io ho selezionato qualche foto mia in cui la grande profondità di campo, qui siamo alla Paz e c'è una totale profondità di campo che arriva a chiamarsi iperfocale, che quindi ci dà la possibilità di entrare nella scena e scavalcando facendo lavorare un po' sempre l'immaginazione, ragazzi, ma è decisivo, si può scavalcare questo gruppo di questi pacchettini di noccioline, la signora in primo piano, ed entrare nella foto fino ad arrivare al ragazzo con la felpa rossa, col cappuccio e tutto il resto, tantissimi dettagli. Quando io adoro le foto in cui diventa tutto leggibile, perché c'è possibilità di muoversi, di ondeggiare dentro la foto, di spostarsi da un lato all'altro e leggere tutte queste diverse caratteristiche, vedere tutti i personaggi, tutti i colori che ci sono. È una foto che sicuramente ha bisogno di qualche secondo in più per non arrivare a dire qualche minuto, però diventa proprio quello che, cioè dipende sempre cosa vuole fare il fotografo. Nel mio caso cercavo proprio questa caratteristica. Ancora lo stesso discorso, dalla persona in primo piano leggibilissima, tutto nitido fino alle persone dello sfondo della foto, e la persona in primo piano rimane davvero a pochi centimetri da me, per cui è davvero molto molto vicina e diventa tutto nitido grazie a questa ottima profondità di campo ottenuta con un diaframma chiusissimo. Ok, per vedere qualche altra immagine che uso spesso anche nei miei corsi, questa, ma ancora meglio questa di Londra, effettivamente diventano foto in cui si entra tanto nella scena e mi piace il fatto di poter far costringere l'occhio di chi guarda a notare tanti elementi, e le persone in primo piano mi servono proprio per poter di nuovo dare tanta profondità alla scena, entrare nella foto ed arrivare fino al soggetto principale, che chiaramente sono i due ragazzi che si stanno baciando, ma poi l'occhio continua, è incuriosito, grazie alle linee, le forme, i punti di luce, è incuriosito a correre da una parte all'altra. Diciamo che ci permette di avere una panoramica ottima anche della scena che stiamo osservando, a differenza dell'apertura del diaframma che andremo a vedere dopo. Esatto, sì, diventa molto ampia, no? Ad, come in questo caso, il piacere di inserire totalmente nel contesto le persone. E quindi qui abbiamo Santiago, il personaggio principale della mia storia sui Guairo cubani, questa famiglia che si trova sperduta nel nulla tra Santa Clara, vicino a Santa Clara, nel centro dell'isola, e diventa leggibile sia come sta tenendo gli animali, che la persona dietro, e poi ancora lo sfondo, le nuvole, gli alberelli, tutta la foto è leggibilissima, e come si fa a dare più importanza al soggetto principale? Diventa un gioco di posizioni, di linee. E ho una segnalazione che dice... Infatti non ti volevo interrompere, ma ragazzi segnalateci, diteci qualcosa se anche Carlo segnala che non si sente più. Che non si sente, non so. Controlla il tuo microfono, Fulvio, se per caso non ci hai preso contro. No, infatti non dovrei. Tu mi senti, Adele? Mi sento perfettamente, sì. Ok. Ragazzi, provate a dirci, Kusai, che bene, Melissa sente, grazie. Anche Kusai, che è sempre collegato, ci può confermare se sente o meno. Ok, ci confermano che si sente. Grazie, anche Ilaria, brava, ciao Ilaria, perfetto.
Grazie ragazzi, ok, allora procedo. Grazie ragazzi. E quindi procediamo dicendo che ancora a grande profondità di campo si ottiene, quindi chiudendo il diaframma come in queste fotografie, facciamo una carrellata più veloce, giusto così. Però vedete anche in questa immagine come viene voglia, dopo aver individuato il soggetto principale, viene voglia e siamo spinti dal tipo di foto e quindi dal fotografo a correre dentro tutta l'immagine. Io queste foto, io adoro tantissimo Joel Meyerowitz, Alex Webb, che ve lo dico a fare, però Joel Meyerowitz è un maestro di questo tipo di foto. E quindi, bene, tutti ci confermano che si sente benone, ok. No. E che cosa succede? Che si arrivano a scoprire tanti dettagli. La fotografia non è solo il nostro soggetto principale, mai. La fotografia è fatta di tutti i dettagli che ci sono all'interno del frame. È una cosa su cui noi insistiamo tantissimo, vero Adele? Perché il frame è tutta la nostra tavolozza e qualunque cosa si inserisca in quella tavolozza fa parte della nostra foto. E come pure in basso a sinistra si vede quel piede del bimbetto in questa foto, che è chiaro che diventa un po' particolare. Spesso mi chiedono: ma perché non lo hai cancellato? Perché non hai fatto un leggero crop? Perché a quel punto io poi sono molto attento e non mi piace croppare, cioè ritagliare le immagini. Cerco di accontentarmi e di fare al meglio il primo crop che faccio, che è quello momento del click. E qui vediamo che non l'ho mai tagliata, perché poi poco sopra ci sono le forme sinuose, morbide di quell'installazione artistica che avrei rischiato di perdere se fossi andato a croppare un po'. Per cui ecco perché abbiamo tutta l'immagine, ma perché notavo questo? Perché con così tanta nitidezza ecco che siamo costretti a vedere tutti i dettagli e ne troviamo anche i piccoli difetti. Poi rimane un'immagine che mi piace tantissimo, come pure questa immagine di Cuba. Guardate che c'è pulizia d'immagine. La ragazza qui è a un metro e mezzo da me, perché io scattando con il 28 mm per ottenere la persona così grande in primo piano vuol dire che ce l'ho già molto molto vicina. Però in fondo abbiamo tutti i dettagli addirittura del ragazzo sul motorino con la maglia gialla e l'altra persona con la maglia azzurra, i dettagli di colori che si vedono in quella diagonale, in quel triangolo fantastico, diventa importantissimo che sia tutto leggibile. Vedo. Mi viene già da rispondere anche a Carlo, che ci chiede se quando scatti pensi a queste cose di cui parli, quindi individui il soggetto e costruisci intorno a lui. Sì, bravo, diciamo. Bravo Carlo, una bella domanda, no, Ad? Mi fa piacere che abbia fatto attenzione, e per me diventa decisivo proprio, Carlo, hai detto benissimo. Io individuo il soggetto, altre volte individuo prima lo sfondo, altre volte, e a quel punto aspetto che arrivi qualcuno, come in questo caso, e aspetto che arrivi qualcuno e cerco di posizionarlo nel punto di maggiore interesse personale per me, perché proprio volevo che questa ombra del palo che c'era dietro di me andasse a colpire il viso e nascondere un po' il viso della ragazza. Però sì, diventa proprio così. Devo stare attento a tutti i dettagli. Lo diciamo sempre, no, Adele, di far correre l'occhio in tutti gli angoli della fotografia, perché diventa decisivo soprattutto quando si ha un'ottima profondità di campo. E io trovo che sia molto amatoriale l'utilizzo dell'assenza di profondità di campo, cioè sfocare tutto completamente per dare attenzione solo al soggetto, perché molti si nascondono dietro questo utilizzo tecnico creato con un'apertura dei diaframmi al massimo
per creare tutta questa assenza di nitidezza dietro al soggetto, si nascondono dietro questo aspetto tecnico la possibilità di lasciare anche uno sfondo sporco. E invece, ragazzi, poi attenzione, perché si nota nelle fotografie, anche se non è leggibile, si nota che è sporco lo sfondo, che non è stato abbinato bene al contesto del soggetto. Per cui non voglio che pensiate che staccando il soggetto dallo sfondo e rendendo assolutamente non leggibile lo sfondo, siamo già riusciti nel nostro intento di fare una buona fotografia. Stiamo isolando il soggetto in maniera però per me anche un po' fastidiosa. Tra un attimo faremo vedere, no, le foto di ritratto, vero Adele? Quelle invece dei cubani. Sì. Una volta che vedremo. Ancora, ecco, sempre ottima profondità di campo, sempre per poter arrivare ad aver leggibile sia la persona in primo piano che tutte le linee, le forme che diventano decisive in questa foto molto definita che porta a esaltare la luce e i colori. Per cui anche in questo caso ecco che diventa decisivo la gestione della macchina fotografica per poter creare delle immagini che il nostro occhio non vede. E queste sono immagini che il nostro occhio non vede ed è la magia della fotografia, perché grazie alla fotografia si possono creare delle scene che non sono percepibili e non sono percepite dal nostro occhio. E questa scena, ragazzi, è inutile che la cerchiate, perché o che pensiate che dove c'è ombra diventa così nero. No, è impossibile, bisogna crearlo al momento dello scatto. Nel momento dello scatto vuol dire saper gestire in totale manuale, avere grande padronanza, o meglio, come diceva nel titolo, dominare la propria macchina fotografica. Ok, allora. Mi sembra di tranquillizzare intanto gli ascoltatori alle prime armi che ci stanno seguendo adesso, chi si sta avvicinando in questo momento alla fotografia, quindi chi è curioso ma non si è ancora addentrato in questo magico mondo, nel dirgli che appunto sono il fatto di conoscere lo strumento include anche del tempo appunto per assimilare e far diventare parte integrante, qua diventa un automatismo invece mentale il andare a gestire il manuale e il poter leggere anche tutto il frame, quindi mentre stiamo guardando al nostro mirino, la nostra scena, è una cosa che non è assolutamente, diciamo così, immediata per chi si sta approcciando adesso, ma ci vuole del tempo per arrivare e prestare attenzione alla gestione dei nostri tramici fondamentali e anche di tutta la composizione. È una cosa che arriva step by step nello studio della fotografia. No, bravissima Adele, hai fatto super bene a fare questa specifica, perché non è che ci si inventa da un giorno all'altro, però mi attacco al tuo discorso proprio per dire che più uno aspetta a scattare totalmente in manuale, perché non si sente sicuro. All'inizio io lo vedo spesso, no? Lo vediamo nei nostri corsi, quante volte ci capita ragazzi che dicono oddio, ma quindi per fare una foto ci vuole mezz'ora, se devo gestire tempi, diaframmi, gli ISO, e poi fare una foto anche interessante per la luce, la composizione, le diagonali, e stare attento a tutto lo sfondo, i dettagli. Sì, chiaro, ci sono tanti elementi, nessuno sta dicendo che sia semplice, però per conoscere bene lo strumento lo dobbiamo utilizzare totalmente in manuale, cercando di fare le prime foto magari più da stile esercizio e scattando molto in casa, cosa che oggi ci può venire benissimo, tra l'altro. Perfetto in questi giorni. È perfetto, esatto. E quindi ci vuole chiaramente, ci vuole del tempo, ma questo tempo va sfruttato scattando in manuale, perché più uno posticipa la gestione totale in manuale, totalmente in manuale della macchina, più ripartirà da zero e quel tempo dovrà sempre arrivare. Quindi cerchiamo di affrontare con tranquillità le sfide della triade di amici, tempi, diaframmi, ISO, e gestirli il più possibile sempre in totale manuale. Avevo fatto una piccola pausa per rivederti, Adele, perché io non vedevo più nulla. E quindi... Perfetto. Benissimo, però sì, ci tenevo perché so che ci seguono anche
persone che si stanno avvicinando adesso al mondo della fotografia, magari sono appassionati della visione delle immagini, ma si stanno approcciando ora all'uso dello strumento, per cui mi fa sempre piacere potergli dare una parola di conforto nel dire non vi preoccupate, abbiate fede, bisogna fare tanta esercizio, tanta pratica per poter arrivare poi in modo sereno. Io mi ricordo che anch'io quando ho cominciato inizio a mettere insieme tutti questi elementi e dici oh mamma mia, adesso come faccio? Ti chiedi come gli altri possono fare in un lampo a scattare quella foto magica. Col tempo, con lo studio, si va a gestire in modo... come quando si guida la macchina, uno all'inizio deve pensare al freno, l'acceleratore, la frizione, qualsiasi cosa, e all'inizio sembra tutti si è nel panico e un po' alla volta diventa assolutamente naturale, così come lo è con la fotografia. Per cui tranquilli e non demordete. No, brava, ma è giustissimo. Ci vuole un po' di tempo, chiaramente. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di costanza e ci vuole la voglia di avere chiaro il fatto che non sono fotografie se non stiamo scattando totalmente in manuale, ma sono delle immagini che si porta dietro la nostra macchina fotografica. Poi, chiaro, i soggetti, la luce, la composizione, sono tutti aspetti che vengono, però vengono dopo. Non c'è nessun grande fotografo che non sia anche un grande tecnico. Per cui non pensiamo di poter realizzare delle immagini artistiche senza conoscere bene lo strumento. E per questo anche, sai, nei nostri corsi vedo tantissime volte persone che partono dai corsi più avanzati, da corsi di reportage o di ritratto importanti, però effettivamente l'aspetto della conoscenza delle tecniche base è fondamentale. Apprezzo tantissimo quelle persone, o comunque onestamente ce ne sono poi tante, che dicono guarda la macchina l'ho imparata, la conosco da autodidatta, oppure ho fatto un corso 10 anni fa, però avrei piacere di chiudere un po' di buchi e ripartire anche da quello che è il corso base. E io trovo che anche per ragazzi, no, non voglio dire esperti, ma già un po' pratici della macchina, i corsi di tecniche base che comunque teniamo possano stimolare tanto, togliere dei buchi nella conoscenza, rimettere così dei punti fermi per bene in quello che può essere la gestione dello strumento e come diciamo sempre, perché continuo a farli proprio anch'io i corsi base? Li facciamo insieme perché diventa che ci possiamo alternare, chiaramente per tanti corsi che facciamo diventa fondamentale essere noi due, anche Riccardo che ho visto che ci salutava, che anche lui era in un'altra diretta, oggi non riusciva a essere con noi, però siamo sempre noi due o tre che seguiamo i corsi base, ma a me piace tantissimo farli e spesso mi dicono ma come, lavori a livello internazionale e poi segui ancora il corso base? Dico ma è decisivo. Si parte da lì nel creare la passione, l'emozione lì per dare tutto quel rispetto totale al corso base, che vuole dire conosciamo bene la macchina, ma non solo fine a se stesso. Ma non solo fino a se stessa la conoscenza della macchina, ma proprio perché diventerà da lì che possiamo poi sviluppare la nostra conoscenza fotografica e la nostra creatività. Quindi è decisivo. E vedo Kusai che fa una specifica importante, no Adele? Sì, il corso base è stato essenziale, appassionante, quindi intanto grazie. Ho capito cosa sia la fotuzza. Ecco, guarda che l'abbiamo anche inserito. Stavamo parlando adesso, l'immagine... così lasciata al caso, fondamentalmente. E io procederei. Brava, torniamo a far vedere un po' di immagini, così facciamo qualche altro argomento, per esempio quello della che adesso ho criticato, ma vado a far vedere un po' come ho utilizzato io in una piccola serie di ritratti dei miei amati guairo cubani, come ho utilizzato l'assenza di profondità di campo, in maniera un po'... così più personale rispetto al totale sfocato e assenza di nitidezza dello sfondo, ma lo andiamo a vedere condividendo sempre l'infinito e rimettendo noi... Mi emoziona moltissimo. E, l'infinito... Il momento più atteso delle nostre dirette. L'infinito lo lascerei per una 20ina di minuti, onestamente. No, dai, puli.
Ecco, già molto meglio, grazie. Bene, figurati, l'ho fatto per te. Allora, qui, per esempio, dove abbiamo sempre selezionato un po' di foto del WordPress Photo, che così ci fanno vedere come anche i grandi fotografi vanno a utilizzare questa assenza di profondità di campo per portare tutta l'attenzione sul soggetto principale e quindi staccarlo bene dallo sfondo e fare sì che tutta l'attenzione vada immediatamente sul nostro soggetto. Con foto molto importanti, qua tutta l'attenzione arriva sul giovane torero centrale, sia per la composizione ma anche per l'assenza di nitidezza dello sfondo degli altri due toreri che stanno dietro. In questo ritratto scattato con pochissima luce, era molto meno di quella che vediamo nella fotografia, nell'immagine finale, la luce era davvero molto scarsa, quindi sono anche stato costretto ad arrivare a un 1.4 di diaframma. E poi l'ho cercato di abbinare comunque bene tutto, e vedete i colori degli elementi colorati, sono dei frutti, dei fiori che ci sono appesi al muro, che riprendono anche il tono del rossetto della ragazza. E poi, ecco, però volevo arrivare alla serie di foto, che allora cominciano da qua, perfetto, dove abbiamo, dove ho giocato sul limite del, è un limite particolare tra l'assenza di profondità di campo e l'assenza di profondità di campo e la possibilità del fuoco che tende all'infinito. Cioè, è un altro aspetto tecnico per me molto importante. Sapete che il nostro obiettivo ha un range di messa a fuoco che è compreso tra una distanza minima di messa a fuoco e il fuoco che tende all'infinito. Ecco che a seconda del tipo di obiettivo questo range varia. Nei grandangoli, in particolare sul mio 28, va da 70 cm, quindi la distanza minima di messa a fuoco è 70 cm, e arriva a 3 metri e mezzo, 4 circa. Che cosa vuol dire? Che dopo i 4 metri di distanza ho un fuoco che tende all'infinito indipendentemente dal diaframma utilizzato. Ho voluto giocare in questa serie di ritratti su quel limite, cioè portando le persone quasi a 4 metri da me per fargli dei ritratti a figura intera, quasi a 4 metri da me in maniera tale che si potesse leggere bene lo sfondo. Però non da tenerlo totalmente leggibile o nitido, perché volevo che poi tutta l'attenzione arrivasse o l'attenzione principale sul soggetto. E quindi è stato un momento delicato, perché se facevo un piccolo passo avanti o un piccolo passo indietro cambiava totalmente la fotografia. Ecco che ve l'ho raccontato bene per cercare di farvi apprezzare questo leggero non nitido che troviamo nello sfondo, con un fuoco a quel punto perfetto trovato con l'1.4 del mio 28 mm. Era molto delicato avere il fuoco perfetto sulle persone e staccare un po' lo sfondo in questa maniera. Per cui diventano una serie di ritratti in cui ecco che vedete che l'aspetto della conoscenza totale, per esempio, del nostro obiettivo e dell'utilizzo dei nostri diaframmi diventa decisivo. È una delle tante variabili della gamma di possibilità che ci offrono questi tre amici, che però combinati insieme ci danno veramente una gamma di possibilità infinita. Esattamente. Ecco qua tutta questa serie di ritratti che hanno tutte queste caratteristiche. Ok, questo per quello che riguarda quindi l'assenza di profondità di campo. Ci ritroviamo a parlare un po' di ISO, e quindi con gli ISO abbiamo il problema classico che in questo caso era la grana, oggi si parla di rumore, il disturbo creato al file dal fatto di avere poca luce e ISO molto alti. In questa foto di Antoine Dagatà si nota benissimo una grana che diventava fantastica, perché poi
la forza del fotografo è quella di portare a proprio vantaggio anche quelle caratteristiche che più spesso possono sembrare negative. In realtà una volta la grana e della pellicola era una cosa meravigliosa. Oggi ancora certe immagini che presentano rumore possono diventare interessanti per certi tipi di ritrattistiche, dove c'è pochissima luce, è chiaro che si vanno ad alzare molto gli ISO e per fare che cosa si alzano tanto gli ISO? Diventa non solo una scelta, ma diventa anche effettivamente una caratteristica da dover impostare per poter impostare dei tempi più rapidi e non creare il micromosso nel caso in cui uno non lo voglia. Per esempio. Stavo cercando la domanda di prima, se non sbaglio, di Paolo, legata all'importanza da dare all'ISO, alla nitidezza. Come vedi un po', Paolo, qua abbiamo delle immagini di grandissimi fotografi premiati al WordPress e per quanto magari si possa cercare la nitidezza, la pulizia data dagli ISO bassi, alla fine, quando c'è un'immagine con un contenuto, una storia, una sostanza veramente forte di impatto, a questo punto la grana data dagli ISO alti passa assolutamente in secondo piano. Addirittura, esatto, Adele, hai detto benissimo, abbiamo queste due immagini che sono le due foto of the year del 2016 e del 2020, per cui ecco, e sono tutte e due molto, diciamo così, impastate dal punto di vista, sono fatte di notte, questa poi con un filo di luce, però è di una potenza incredibile. E anche questa immagine scattata di notte in Sudan durante questo blackout, addirittura raccontava il fotografo giapponese che ha vinto il WordPress Photo of the Year, è decisamente molto impastata, diciamo rumorosa, cioè c'è molto disturbo dato dalla sensibilità alta, che però non va a modificare l'importanza della foto, anzi, certe volte queste atmosfere la esaltano, la rendono anche più drammatica in qualche maniera. Ok, dagli ISO alti passiamo all'utilizzo per esempio di teleobiettivi. Ho tenuto qualche immagine e chiaramente per la caccia fotografica diventano perfetti i teleobiettivi che più velocemente vanno a schiacciare i piani, però chiaramente. E schiacciare i piani si perde un po' di profondità. E questa è un'altra foto, anche tutte queste sono foto del WordPress Photo. Il teleobiettivo schiaccia molto i piani. Qui sono foto che ho realizzato io nell'assegnato per i funerali di Fidel Castro. C'era un Castro che saluta la foto. È l'unica foto che ho fatto con un teleobiettivo durante tutti i 9 giorni di lutto per i funerali di Fidel Castro a Cuba nel 2016. Tutte le altre ho fatte col 28 mm. Però ecco che quando servono c'è bisogno di arrivare a prendere un dettaglio distante e diventa fondamentale. Qui ero sempre a Cuba per il lavoro sul concerto dei Rolling Stone e qui addirittura scattavo con un 300 mm. Anche qui a realizzare queste immagini piene, un po' più dettagliate. Qui ero cercavo di avvicinarmi il più possibile per arrivare a questi ritratti, però era sempre un 200 mm o il 300, non mi ricordo più se era l'80-200. E anche il lavoro sui Rolling Stone l'ho realizzato tutto con il 28 mm, Leica Q e Leica M10. È chiaro che nel momento in cui c'è bisogno di qualche immagine giornalistica, il teleobiettivo diventa decisivo. L'ultimo passaggio diventa decisivo se si vuole raccontare quell'aspetto. L'ultimo passaggio diventa Non meno importante, però. forse proprio quello più affascinante, la gestione del bilanciamento del bianco. E mi piace partire da questa immagine che mi ha ispirato sempre tantissimo di Alex Webb, come pure questa fantastica realizzata senza vedere assolutamente questi toni di colore, perché abbiamo il verde su queste porte, palazzi che ci sono dietro al ragazzino che non erano certo verdi, e là in fondo c'è un caldo arancione
che non era sicuramente così esaltato. Alex Webb qui a Istanbul scattava con una macchina caricata a pellicola, pellicola per luce diurna, e sapeva benissimo, lui è un maestro in questo, nel giocare con le, diciamo così, nel gestire gli errori, tra virgolette, dati da un bilanciamento del bianco che va a esaltare, a creare dei colori che il nostro occhio non vede. Oggi abbiamo il vantaggio di poter scattare in digitale e vedere già le nostre immagini, dov'è, ecco, dopo quella mi piace farvi vedere questa, perché chiaramente è stata per me un'ispirazione la foto di Istanbul di Alex Webb, per poter arrivare a realizzare questa immagine dove quel verde acceso là in fondo io non lo vedevo certo così, era tutto un bianco molto luminoso, come pure l'arancione molto caldo non era così evidente lì nell'ombra, diciamo, nella parete. Ok, questi bilanciamenti del bianco li possiamo fare una carrellata, perché è chiaro che qua si tratta di gestire la temperatura a colore conoscendo bene i gradi Kelvin, e anche questi vanno gestiti sempre totalmente in manuale, perché gestendoli in manuale abbiamo la possibilità di creare anche qua e conoscere, bilanciarli o sballarli, perché poi diventa un gioco interessante proprio anche il fatto di bilanciarli diversamente. Brava, bravissima, perché a quel punto ci si va a giocare. Anche questo interno io non lo vedevo così verdino, ma delle luci neon molto fredde che ci sono in questa casetta dei miei amici contadini vanno a creare, sballandole volutamente con una gestione dei K diversa da quella che avrebbe corretto la luce, vanno a esaltare questi contrasti e a creare dei colori che il nostro occhio non vede, ma che per me diventa decisivo, perché qui si parla di fotografia creativa, quello che dicevamo all'inizio. Ok, direi di concludere con questa immagine, perché secondo me è un'immagine che diventa sì molto semplice, ma è tanto complessa, molto semplice nel vederla, cioè la sua casetta, l'omino all'interno, una bella ora blu, ma in realtà ci sono una gestione dei bilanciamenti del bianco o del volutamente sballato bilanciamento del bianco che va a creare tanto interesse e tutta la magia che si porta dietro questa scena che diventa per me molto sempre emozionante. Ok, facendo vedere tutti questi aspetti, direi di ritornare... L'infinito. L'infinito che togliamo, eccoci qua, anche Adele. Perfetto. Ragazzi, c'era qualche valutazione, cosa dici? Allora, adesso leggo proprio l'ultima di Alessandro che dice scattando in RAW il bilanciamento del bianco non può essere fatto successivamente in Lightroom, sì, ma... Bravo, Alessandro fa un'osservazione giusta, esatto, ci sta scattando in RAW, ma sicuramente scattando anche in JPEG. In RAW è decisamente superiore perché è un ripartire col bilanciamento del bianco. Però non lo consiglio lo stesso, ragazzi, perché, e io personalmente non lo faccio, scatto sempre gestendo anche il bilanciamento del bianco totalmente in manuale, WB, White Balance, perché come nella foto che abbiamo appena visto, Alessandro e tutti quanti, la foto che abbiamo appena visto di Cuba in cui ci sono le due ragazze in primo piano e lo sfondo con la casa che diventa verde e l'ombra e la luce che si proietta nella parete e di fianco che è un arancione intenso, l'ho realizzata stando lì a scattare circa 40 minuti perché aspettavo le persone... E perché c'era bisogno di aspettare che succedesse qualcosa, era mezzanotte in una viuzza di Santiago de Cuba, però sono rimasto lì così tanto tempo perché mi ero reso conto, giocando direttamente con la macchina fotografica e con i K in quel momento sul posto, mi ero reso conto che c'erano delle luci che potevano dare delle immagini, dei colori particolari scattando in quella zona. Se avessi scattato più distrattamente pensando ok, poi il bilanciamento del bianco lo sistemo dopo e me lo riguarderò al computer, magari sarei andato a scoprire solo in un secondo momento
già davanti alla scrivania, diciamo, sarei arrivato a scoprire che giocando col bilanciamento del bianco, sballando i due tipi di fonte di luce che c'erano nella scena, si sarebbero potute creare quel tipo di luce. Le avrei proprio anche create, ma magari solo in una foto o due. E invece sono rimasto esaltandomi proprio per i colori che intanto notavo. Per cui Ale, diventa decisivo che giochi direttamente con il bilanciamento del bianco per provarli proprio. A volte anch'io ci cazzeggio tantissimo e vado da un estremo all'altro e vedo che cosa succede, perché per quanta esperienza abbia, oggi ci sono tanti neon che hanno temperatura, colore totalmente diversa, tante luci nuovi, i LED colorati, più caldi, più freddi, e la luce naturale che cambia continuamente, dando delle sfumature di colore diverse. E che scattandole, gestendole al momento, mi dà molta più soddisfazione e le sento molto più mie, che non scoprendole fanno parte della mia foto, che se invece le scopro in post-produzione fanno parte di uno smanuzzamento della foto che mi piace sempre meno. E poi Melissa ci chiedeva se la messa a fuoco deve essere manuale, oltre ai tempi e diaframmi e gli ISO, o se invece prediligere il fuoco automatico. Dipende un po' anche da cosa stai facendo e da cosa Chiaro, stai io organizzando. sulla mia Leica M10, come diceva prima Paolo, non ce l'ho la possibilità del fuoco automatico e quindi è proprio anche un modo diverso di intendere la fotografia. Mi affascina tantissimo la serie M di Leica proprio perché è un approccio diverso alla fotografia. E quindi no, diciamo che quello lo lascio, no? Lo lasciamo Adele di solito. Tendenzialmente l'autofocus lo lasciamo. Lo lasciamo ai nostri studenti, diamo questa possibilità. È vero che sulle macchine di oggi è sempre più performante, più veloce, più attento. Sulla Leica Q, per esempio, la Q2 è velocissimo. Ci sono alcuni oggetti entry level che hanno un po' di tutte le marche, che hanno dei grossi limiti sulla gestione dell'autofocus. Per cui da un pro classico che sembra essere in tutti i casi, ecco che si scopre che può diventare anche un limite. E poi Matteo invece ci chiedeva se consigliamo di scattare in RAW o in JPEG, che è un altro tema che affrontiamo durante i nostri corsi di fotografia di base e apre sempre un mondo di discussione. Certo, sì, infatti diventa più delicato sicuramente. Il RAW è molto più gestibile in tutta quella che è la post-produzione del file perfetto. In alcuni aspetti di gestione del corso base arriviamo anche a suggerire un uso del JPEG perché magari le macchine hanno un microprocessore più lento, le schede non sono le più performanti e quindi a catturare le foto che a volte devono essere fatte in sequenze più rapide senza lo scatto, diciamo, il mottino, senza lo scatto in sequenza, però scattando diverse foto. Quindi diciamo che finito un corso base, scattare in JPEG ti costringe a essere molto più attento alla gestione delle luci, di quello che stai facendo. Vero che poi per dei lavori importanti, chiaramente, si scatta in RAW. È chiaro che, per esempio, invece nelle scorse dirette in cui abbiamo parlato con Manuela Masciadri, per esempio nel fashion, è fondamentale che ci sia uno scatto in RAW per andare poi nella post-produzione a ritoccare, di avere la possibilità più ampia di ritoccare tutti i dettagli che ci servono. Esatto, che okay, Stefano ci ringrazia, grazie per lasciarci almeno l'autofocus. Sì, grande Stefano, sono contento che faremo il corso insieme, credo che Stefano sia proprio iscritto al workshop di tecniche base che facciamo in remoto, che partirà Adele quando abbiamo il prossimo corso. Il 30 aprile parte il prossimo corso base, lo potete trovare già un po' le nostre informazioni sul sito www.photoimage.it. Se riesco cerco di lasciarvi già subito il link che vi porta
alla pagina dei nostri corsi in remoto, perché il corso sarà strutturato in 6 puntate di 2 ore l'una, e sarà come essere in studio da noi, ma saremo in un'aula virtuale, quindi saremo tutti insieme collegati, basta un computer, una connessione internet, quindi non è niente di complesso, di solito le facciamo dalle 8, dalle 20 alle 22, sono un paio d'ore, faremo anche le pause, non vi preoccupate, esattamente come in studio. E... No, infatti, giusto si dovranno procurare loro la birra, perché di solito in studio, cioè, la offrivamo noi qua. Faremo un brindisi virtuale. Mi raccomando, Stefano e Chieregato, quando facciamo il corso, un bicchierino di birra lì vicino, che quando facciamo la pausa si fa il brindisi virtuale, come dice giustamente Adele. E okay. Sì, se avete dei dubbi, qualsiasi cosa, se non riuscite a trovare, potete anche scriverci tranquillamente in mail a info@fotoimage.it. Adesso vi lascio comunque tutto qua sotto, così potete accedere agilmente a queste informazioni. Perfetto, vediamo che infatti Alessandro segnala, anche lui grande appassionato di serie M, che non userà più l'autofocus neanche sotto ricatto, mi piace. Adesso che ho scoperto che posso mettere i vostri messaggi, cerco di rendervi più partecipi. Ecco, vediamo Rick con un commento molto attento. No, dove l'ho messo? Scusate, ho sbagliato. Non dimentichiamo le patatine, non si vede più, però sì, perché bisogna mangiare anche un po' di patatine, però è decisivo. Ok, perfetto. Allora io direi che abbiamo raccontato diverse cose. Ho visto prima un'osservazione che volevo rispondere. Scusa che chiacchierando mi sono perso. Forse qualcuna me la sono... potrei averla persa per strada. No, perché l'avevo letta, sai, scusami Ad, avevo pensato di dire una parola, ma sì, sul fatto, non lo so, era forse su una gestione HDR che non vorrei mai... nominare, ma come è uscito la moda dell'HDR di qualche tempo fa? Ecco, esatto, parlava di moda, infatti moda deve rimanere, per me non è più fotografia l'HDR, per cui ecco, lo volevo puntualizzare. Sarà che anch'io la vivo da purista della fotografia, non so se si può dire in questa maniera, però per me lo scatto è il momento del click ed è decisivo. Tutte quelle tecniche particolari diventano ben accette per creare delle ottime immagini. Diventa grafica, non è più fotografia. Brava, infatti le chiamiamo immagini e non foto, che non ho nulla contro una bellissima immagine creata al computer, gestita o con 1000 scatti particolari, però per definirmi fotografo, diciamo così, non è che lo voglio obbligare, per carità, tutti a questa visione, però personalmente, per sentirmi fotografo, per sentirmi bene con me stesso, ho bisogno che la fotografia sia quella che realizzo al momento del click. E per fare bene questo devo conoscere veramente molto bene tutto lo strumento, prenderci confidenza e sapere che cosa voglio ottenere dalle sue caratteristiche. Io chiuderei facendo tanti complimenti a Cristina. Che ha imparato i termini tecnici. Esatto, che è la nostra collaboratrice, la super stagista che adesso sta seguendo tutta la parte video e che dice sia importante cipollare la macchina fotografica. Quindi facendo i complimenti a Cristina per questo. Dovrà dirlo in greco per tutti i suoi amici, ora questo termine bolognese. Detto questo, ragazzi, io saluterei prima Adele e poi tutti i ragazzi che ci hanno seguito, che ci fa sempre tanto piacere vedervi in tanti anche operativi, per cui abbiamo cercato di rispondere un po' a tutti. Ah, c'era anche Laura, grazie Laura che ci hai seguito, un abbraccio e un bacio, e poi ci aggiorniamo per quando, Adele, noi ci vedremo sabato. Sabato sicuramente, e ovviamente anche sui nostri canali IG, su Instagram, sul nostro profilo Photoimage Studio, cerchiamo di lasciarvi sempre aggiornati e darvi tutte le indicazioni, se non giorno per giorno, dandovi anche delle indicazioni sugli eventi della settimana, sui vari talk che fa Fulvio sulla sua pagina personale di Instagram, dei prossimi live che faremo qua su
Facebook, ma anche su tutti i nostri corsi da remoto che sono in partenza, per cui cerchiamo di aggiornarvi sempre. Bene, esatto, infatti hai detto benissimo, perché sto invitando diversi amici per fare delle altre chiacchiere anche su Instagram, quindi per chi già non lo facesse, Fulvio Bugani Photo Image su Instagram, e avremo, ciao Antonella, grande che c'è anche lei, e faremo delle fantastiche dirette con chiacchiere tra amici e parleremo di fotografia, per cui avremo dei bei nomi della foto. Avete visto? Possiamo già dire anche che possono ritrovare le chiacchiere fotografiche che abbiamo fatto dove? Sono già tutte state caricate prontamente sul nostro canale YouTube, per cui ci trovate anche lì, ormai siamo ovunque. E cerchiamo di darvi appunto tutte le informazioni su ogni canale possibile. Ovviamente anche la newsletter, lì vi diamo sempre delle comunicazioni, magari se avete voglia di iscrivervi sempre tramite il nostro sito potete lasciarci la mail e vi daremo le comunicazioni dei corsi in partenza o di qualche evento particolare che facciamo live. Se no, tutto viene caricato e comunicato tramite Facebook e Instagram. Fantastico. Grazie a tutti davvero, grazie Adele. Direi, scusami a Melissa, le dirette Facebook sempre alle 18. Se cambia qualcosa ve lo comunichiamo nella grafica che carichiamo nel post. Perfetto, grazie, è stato un piacere, resistiamo, cerchiamo di essere bravissimi ancora in questi periodi un po' difficili e parliamo di fotografia, che ci divertiamo e stiamo bene insieme. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.